Avete avuto 7 mesi per fare di tutto. Quindi se l'emergenza era sanitaria, ok, come avete trovato tantissimi soldi, avete impegnato soldi per cose, per scelte effettivamente opinabili e molto, diciamo, contestabili. Ma io penso che la prima cosa che avreste dovuto fare era quella di investire di nuovo nella sanità. I commercianti di Giulianova scendono in piazza. La zona rossa è devastante per la vita sociale ed economica delle cittadine abruzzesi e nemmeno il Natale, festa degli acquisti per antonomasia, sembra poter offrire una boccata d'aria ai commercianti. Non sono ancora certe le restrizioni per il periodo natalizio, ma sicuramente saranno feste inedite, quelle che vivremo quest'anno. Ma se le misure anticontagio che abbiamo dovuto adottare sono sicure, si chiedono i commercianti, allora perché non possiamo rimanere aperti? Il Natale è alle porte, ma con quale speranza? Cioè, se continuamente noi invitiamo la gente a stare a casa, dopo avergli detto di indossare le protezioni, perché noi le protezioni oramai le indossiamo tutti, dentro le nostre attività le protezioni ci sono. Cioè, ce l'avete detto voi, le mascherine funzionano, perfetto. Allora, ribadiamo la responsabilità a portare la mascherina, ok, visto che voi dite che è un presidio di protezione, ok. Però a un certo punto lasciateci vivere. Alla protesta si è unito anche il sindaco giuliese Ivan Costantini, che ha rivendicato le scelte estive dell'amministrazione. Io non sono un politico, non mi sono mai definito un politico e non faccio politica. Non devo difendere nessun partito, sono stato eletto civico e vengo qua e mi mischio insieme a voi, perché oggi non è tollerabile che si dica bisogna chiudere le attività e non prevedere dei ristori per le attività. Non è sostenibile. Quando poi i soldi per i monopattini li hanno trovati e i soldi per le altre scemenze le hanno trovate. E se mi dite che il contagio quest'estate, come hanno detto le opposizioni a Giulianova, è avvenuto perché si è fatta movida, io sapete cosa rispondo? Che se non ci fosse stata la stagione estiva eravamo in ginocchio. Eravamo in ginocchio.